Rose rosse per te, ho creato sto giro. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e bentrovati da Ombretta su Arte per te. Un'ombretta sempre più pazza, ma io so che mi volete bene anche per questo. Come state ragazzi? Oggi creeremo la rosa di carta più facile del web. Il modello di rosa di carta più facile e realistico che possiate trovare in giro su internet. Questa bellissima rosa, ve le faccio vedere sin dall'inizio, in duplice modalità. Modalità fiorellino da appiccicare alle composizioni o modalità con stecco per creare dei bouquet o per aggiungerle a composizioni degradanti. Questa rosa è veramente semplicissima da fare, non vi tengo oltre, quindi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra facilissima rosa di carta. Ed ecco l'occorrente per creare una rosa in carta facilissima, della colla attaccatutto o della colla in stick o della colla vinilica. Un paio di forbici, 4 foglietti dimensione post-it per intenderci, io li ho tagliati 9 cm x 9 cm, 4 del colore che preferite. Ho qui un tagliabalza, ma non so se lo userò, del tutto facoltativo, uno spia del legno e della carta verde se vogliamo poi creare il vero e proprio fiore. Se invece vogliamo lasciare semplicemente la rosa da applicare su qualche lavorazione, questi due ultimi materiali non saranno necessari. Iniziamo subito. Con tutti e 4 i foglietti dovremo fare la preparazione che vi sto facendo vedere in questo momento. Pieghiamo unendo i due angoli opposti, formiamo così un triangolo. Quindi pieghiamo a sua volta unendo i due angoli opposti. Quindi pieghiamo un'altra volta unendo i due angoli opposti. Quello che avremo a questo punto sarà questo, la punta del triangolo isoscile che verrà fuori dovrà essere posta verso il basso e a questo punto io adesso ve lo disegno con l'ausilio della matita, ma non la userò per i prossimi petali. Tracciamo una curva così e ritagliamo lungo il margine. Più in basso sarà la chiusura, più svolazzante verrà il petalo. Quindi pratichiamo anche un buchino qui al centro, tagliando semplicemente la micropunta che si forma e apriamo. Voilà! Il primo pezzo è fatto, facciamone altri 3 uguali. Una volta creati i 4 pezzi, apriamoli e dal primo che abbiamo in mano togliamo un petalo. Dal secondo togliamone 2. Dal terzo togliamone 3. E dal quarto togliamone 4. Quello che avremo sarà un ordine decrescente di petali. Adesso uniamo i segmenti mettendo un po' di colla su uno degli ultimi petali, così, proprio poca, e adagiandovi sopra il petalo che c'era dall'altra parte, così. Prepariamo tutti questi pezzettini. Dagli altri, col petalo numero 1, avvolgiamolo su se stesso, così, e fermiamolo con un punto di colla. Voilà! Anche quello a 2, arrotoliamolo su se stesso e fermiamolo con un punto di colla. A questo punto tutti i pezzi sono pronti per andare al loro posto. Adesso prendo uno spiedo o quello che avete di forma circolare a portata di mano, quindi, e arrotolo attorno allo spiedo le punte tondeggianti che fuoriescono
dalle nostre costruzioni di carta, diciamo così. A questo punto facciamo la seguente: con la colla sporchiamo la punta di un petalo di un girellino e inseriamolo in quello più grande. Sporchiamo quello fatto con due petali e inseriamolo in quello fatto con tre petali. Così. Sporchiamo quello fatto con tre petali e inseriamo in uno dei due fatto con quattro petali. Sporchiamo il successivo e inseriamo, facendo in modo che i petali siano sempre dove c'è la piega della linea successiva. Vi faccio vedere. Voilà. Sporchiamo e inseriamo. Sporchiamo. E inseriamo. È la nostra rosa di carta super facile, penso che sia la più facile in circolazione e la più bella anche come effetto. È pronta in pochissimi secondi. Guardate che bella! Ora, se volete lasciarla così per applicarla su una lavorazione, non mi rimane altro che prendere un quadrato che io prenderò in questo momento assolutamente ad occhio. Lo pieghiamo a triangolo isoscile e lo ripieghiamo. Ok? Quindi tagliamo la puntina sotto e tagliamo uno, due e tre, facciamo questa cosina qui e apriamo, sporchiamo la parte finale della nostra rosa e copriamola con il verde. Se ci piace così per le applicazioni, per esempio per delle scatole da porre in questa maniera, la lasciamo così. Se invece la vogliamo costruire su uno spiedo, andiamo avanti, creiamoci i nostri quattro foglietti come al solito. Ok, come prima cosa, se vogliamo costruirla sullo stecco, tagliamo leggermente di più il buchino sottostante. Come prima, togliamone uno, poi due, poi tre e l'ultimo dividiamolo a metà e metà lo mettiamo via, perché due da 4 non ci servono. Non buttate via le parti da 4, perché poi potrete man mano dividerle. Per esempio, qui ce n'è una da 4 della rosa precedente, ora qua ne posso fare una da 3 e una da 1 e montare un altro bocciolo di rosa poi successivamente. Quindi concentriamoci intanto su questa. Prendiamo anche delle striscioline di carta verdi, credo che due vadano più che bene, è il solito quadrato di carta verde per rifinire la parte inferiore. Faccio anche qui le mie orecchiette. Oh, perfetto. E taglio anche qui la parte inferiore. Adesso la lavorazione è un po' diversa, perché in primis tutto lo stecco dovrà essere foderato di carta. Qui
Quindi sporchiamo lo stecco con la colla e piano piano arrotoliamo la carta. Una volta fatto il gambo, cominciamo ad arrotolare su di esso la nostra rosa. Quindi, in primis, con ciò che rimane, movimentiamo. Dopodiché, arrotoliamo e fissiamo con la colla. Prendiamo anche quello da 2 e continuiamo ad incollare. Adesso procediamo come abbiamo proceduto per la rosa semplice, quella senza gambo. Quindi con lo stecco piego ben bene tutti i petali. A seconda della grandezza del bastoncino, bucate più o meno, mettete sempre un punto di colla alla fine, infilate i petali, colla alla fine e facciamo salire il petalo. Prendiamo l'ultimo pezzo, in questo caso tagliamo, sporchiamo la base della rosa poco poco adagiamolo e avvolgiamolo sulla base del fiore. E anche la rosa col gambo, se uno volesse fare, che ne so, un bel bouquet, è pronta in pochissimi minuti. Decidete voi qual è la vostra preferita, se è quella da applicazioni su biglietti, su scatole, o se è quella da regalare in 3D, da mettere magari in un vasetto come un fiore vero. Bene, vi lascio alle foto della rosa in carta più facile del web e noi ci vediamo dopo. Ciao. Ditemi, non è troppo facile e non è troppo fantastica? E allora, se questo video vi è piaciuto, condividetelo, regalatemi tanti profumatissimi pollici in su e soprattutto venitevi a iscrivere su Arte per Te e su tutti i miei social, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, dove vi pare, io ci sto. Inoltre vi ricordo anche che se vorrete aiutare Arte per Te in maniera fattiva potrete farlo cliccando sul pulsante PayPal che troverete sulla homepage del canale. Tutto il ricavato del vostro affetto verrà reinvestito nel canale per apportare delle reali migliorie tecniche. Detto ciò, non mi rimane che mandarvi un grande bacio, darvi appuntamento sempre al prossimo video e dirvi che se farete le rose mi piacerebbe vederle ricondivise sui miei social o su Instagram o su Facebook. Vi aspetto tutti allora al prossimo video. Ciao!